in risposta al consigliere Cerutti, in merito ai termini di approvazione del rendiconto di gestione. Si fa riferimento all'articolo 227 del testo unico, che fissa nel 30 aprile dell'anno successivo la data per l'approvazione del rendiconto di gestione, rimandando poi all'articolo 141 secondo comma, che definisce in caso di mancato rispetto qual è la procedura che viene seguita, che consiste in una procedura che al termine della quale si arriva allo scioglimento del Consiglio, ovviamente non in termini immediati, c'è l'attivazione di una procedura di diffida con lettera, con notifica ai consiglieri, con un termine non superiore ai 20 giorni successivi per la sua approvazione, e quindi nel corso del quale in sostituzione c'è la nomina del commissario e l'attivazione della procedura. Abbiamo ritenuto opportuno mantenere il rispetto del limite del 30 aprile senza attivare, che venisse attivata questa procedura di